Buon pomeriggio! Allora, oggi andiamo a provare gli stampi che ho scelto sul sito Craspire. Quindi questo è il primo video in collaborazione con il sito. Voglio utilizzare gli stampi per creare i vasetti e gli stampi per creare le piantine grasse. Questo è il codice dei due stampi per creare i vasetti, mentre questo è il codice del set di tre stampi per creare le piantine grasse. Allora, per queste creazioni voglio usare il D-Plast che ho preso sul sito Le Bimbi. Quindi vado a preparare il D-Plast e dopo lo andiamo a colare negli stampi. Qui sono andata a pesare il D-Plast, quindi ho utilizzato 200 g di polvere e 56 g di acqua. Quindi sono andata poi a mescolare il tutto per bene e prima di colorare il D-Plast sono andata a colorare anche l'interno di questo stampo utilizzando uno dei pigmenti della Emerson che ho trovato nella box di Le Bimbi. Qui sto colorando il D-Plast, quindi ho utilizzato sempre un pigmento oro Emerson che ho trovato all'interno della box e un altro pigmento oro. Poi un pochino di colore acrilico dell'Americana, quello trovato sempre nella box Surprise. E come vedete sono andata a miscelare il tutto per bene. Ho colato questo D-Plast all'interno degli stampi per creare i vasetti. E una volta finito con i vasetti, sono passata agli stampi per creare le piantine. Qui sto colorando l'interno degli stampi sempre con un pigmento trovato all'interno della box Surprise. Quindi continuo a colorare l'interno degli stampi. Perfetto. E adesso vado ad aggiungere, come vedete, un pochino di verde e un pochino sempre di pigmento oro e colore acrilico dell'Americana all'interno del mio D-Plast e adesso vado a riempire tutti gli stampi per creare le piantine. Quindi sto cercando di non far creare bollicine all'interno delle creazioni, quindi ho versato con cura il D-Plast, come vedete sbatto un po' lo stampo, un pochino lo allargo in modo che il D-Plast raggiunga tutti i vari punti degli stampi. Ed eccoci qui, le creazioni sono pronte per essere tirate fuori dagli stampi e quindi iniziamo. Iniziamo appunto a vedere le piantine grasse. Come avete visto, ho spennellato del pigmento verde all'interno degli stampi e questa è una delle piantine. Qui sotto, come vedete, ci sono degli eccessi che toglierò più tardi. Quindi questa è la, diciamo, seconda piantina perché la prima io già l'ho tirata fuori. Questo è il risultato. Diciamo che questa mi piace un pochino di più. Andiamo a vedere la terza piantina. E anche questa è carinissima, è veramente venuta bene 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 bene. Allora, gli stampi delle piantine sono qui. Come avete visto poi nel video, ho colato anche la basetta del porta bijou ed eccola qui. Adesso passiamo ai vasetti e iniziamo da questo più grande. Vediamo un po' come è venuto. E questo è il vasetto, mi piace tantissimo anche perché oltre al colore che avete visto, quello acrilico dell'Americana, si vede anche il dorato, vedete? Tutte queste striature qui, è un bellissimo effetto marmo o pietra anche, molto bello. Poi andiamo a vedere l'altro vasetto, che è questo qui. E qui ho spennellato anche del pigmento all'interno dello stampo. Ma che particolare
molto particolare. Anche qui lo stesso effetto pietra, con questa sfumatura molto particolare. Belli, belli, belli. Ho questi sassolini, anche rossi. Ecco qua le mie creazioni. Devo dire che queste piantine, questi vasetti mi piacciono tantissimo e ovviamente li rifarò anche in altri colori. Devo recuperare questa piantina perché in questo modo non mi piace, non mi piace, ovviamente è troppo poco verde, perché io ho spennellato solo la parte centrale dello stampo e qui dove ci sono queste altre foglie non ho messo il pigmento, quindi andrò a cercare di recuperare tutta la creazione utilizzando dei colori acrilici. Voglio farvi vedere un altro particolare di questo vasetto. Ora vi avvicino e accendo il flash. Ecco qua, guardate come sbrilluccica il pigmento che ho utilizzato per colorare l'interno dello stampo, veramente molto molto particolare, bello. Questo vasetto è stupendo, proprio mi ricorda una pietra. Prima di salutarvi, mi sta venendo in mente un altro uso che possiamo fare con questi vasetti. Adesso, cioè tra pochi giorni è Pasqua, quindi stavo pensando di realizzare altri vasetti. E ovviamente non metterci le piantine, non metterci sassolini decorativi, assolutamente niente, ma metterci dei cioccolatini, insomma delle uova di cioccolata e incartare il tutto con un pochino di cellofan, un bel nastrino. Insomma, questi sono dei pensierini veramente molto belli e sicuramente andrò a realizzare più vasetti proprio per fare dei piccoli regali. E nulla, e quindi io con questo ho terminato il mio primo video in collaborazione con il sito Craftspire. Mi sono divertita tantissimo a creare con il D-Plast, con questi stampi, ma tanto tanto tanto, cioè, quindi aspetto solamente i vostri commenti, fatemi sapere cosa ne pensate voi di queste creazioni e vi lascio tutti i link degli stampi che ho utilizzato in questo video giù nell'info box. Io vi saluto, vi mando un mega bacione e ci vediamo con il secondo video in collaborazione con il sito Craftspire e con tutti gli altri video. Ciao!